Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Dopo lo scorso video delle prove libere e le qualifiche di Magione, siamo qui per la volta di gara 1. Nella notte ha piovuto, ma non sta piovendo più, il che vuol dire che la pista sta andando ad asciugare. Si partirà con gomme slick, ma sarà un'incognita perché il meteo prevede pioggia. Chissà se riusciremo a fare la gara con gomme da asciutto o con gomme da bagnato. Manca pochissimo ed è tutta un'incognita. Vedremo tra pochissimo. Dunque, siamo giunti in griglia di partenza e si partirà con gomme slick perché appunto il cielo è terzo ma non sta piovendo, quindi mettere le rain sarebbe alquanto inutile. Anche se in questo momento che stiamo arrivando in griglia sta scendendo qualche goccia di pioggia. Speriamo che il tempo tenga e non ci costringa a chiudere la gara sotto bandiera rossa o addirittura sotto regime di safety car. Speriamo bene. Partenza niente male, anzi, sono riuscito a mantenere la seconda posizione, quindi direi ottimo così, ma sento che si deve assestare un po' il tutto, quindi speriamo di non perdere altre posizioni soprattutto. A guadagnarle c'è tempo, ma a perderle si fa subito. E vai, posizione presa, quindi a questo punto bisogna soltanto scappare e andare via più lontano possibile, in modo tale che riesco a mettere di mezzo il margine per poter stare un po' più tranquillo e magari amministrare e gestire la gara.
Sta iniziando a piovere, quindi probabilmente faranno finire la gara sotto regime di safety car. Se avessero fatto rientrare la safety prima, magari saremmo riusciti a finire la gara. Però col senno di poi non si va da nessuna parte. Quindi, se dovesse finire così, direi che sono felice, ma avrei preferito passare sotto la bandiera a scacchi. Appunto, come previsto, bandiera rossa, quindi abbiamo vinto la gara, ma non siamo passati sotto la bandiera a scacchi. Ad ogni modo, direi che con i vantaggi che stavamo prendendo abbiamo trovato un po' la quadra della situazione, o anzi, ancora meglio, abbiamo trovato la via giusta della situazione, sì. Purtroppo amici, questo video è stato un po' più corto del solito. Come avrete visto, sarebbe stata una gara noiosa, monotona e non bella da guardare, quindi abbiamo preferito tagliare un po' il tutto e portarvi il succo della gara. Ci vediamo quindi tra qualche giorno con il video di gara 2 di Maggione. Beh, sarà una gara wet e le gare wet mi piacciono. Questo video finisce qui e, come già anticipato, ci vediamo tra qualche giorno per il video di gara 2. Ciao amici!